25 maggio. La Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena de Pazzi. Mi coprirò col tuo sangue, o Gesù. Tanti sono stati i santi che hanno raccontato, in tutta la loro vita, la devozione al preziosissimo sangue di Gesù. Una di queste è Santa Maria Maddalena de Pazzi, nobile fiorentina, innamorata del sangue di Cristo. Conosciamo meglio la sua devozione. La devozione di Maria Maddalena de Pazzi, una delle donne più devote al preziosissimo sangue di Cristo, è stata una nobildonna della città di Firenze, Maria Maddalena de Pazzi, proclamata santa dalla Chiesa Cattolica nel 1669. Religiosa carmelitana, passò gran parte della sua vita meditando la Sacra Scrittura, ma soprattutto il mistero della Santissima Trinità. Ma c'è un qualcosa che attirava profondamente l'attrazione di Maria Maddalena, alla quale le ha dedicato la preghiera e la devozione di tutta una vita, il prezioso sangue di Gesù. Mi coprirò col tuo sangue, o Gesù, il mio sangue. Non cerca vendetta come quello di Abele, ma soltanto misericordia. Esso lega le mani della giustizia divina, le disse Gesù un giorno apparendole. Fu così che Santa Maria Maddalena rispose con il suo pieno e completo sì: mi coprirò col tuo sangue, o Gesù, e Dio non vedrà i miei peccati. A chi criticava la vita monastica, specialmente delle suore, che secondo la convinzione dell'epoca erano dedite al non far nulla, Santa Maria Maddalena rispondeva: «Io offro ogni giorno a Gesù e al suo divin sangue 50 preghiere». E quando Gesù le apparve di nuovo, le disse: «Da quando tu fai questa offerta, non puoi immaginare quanti peccatori si siano convertiti e quante anime siano state liberate dal purgatorio. Maria Maddalena de Pazzi, vi offro la preghiera per le anime del purgatorio». E da allora Santa Maria Maddalena non riuscì più a staccarsi da quella fede intensa e da quella intensa devozione al divin sangue, come lei stessa lo chiamava. Questa è la preghiera che lei recitava spesso e che dovremmo recitare spesso anche noi. Eterno Padre, io vi offro, per il cuore immacolato di Maria, il sangue di Gesù Cristo, per la santificazione dei sacerdoti e la conversione dei peccatori, per i moribondi e le anime del purgatorio. Scenda, o Gesù, il tuo sangue sopra di me per fortificarmi e sopra il demonio per abbatterlo. Una preghiera costante, incessante. Venga quello che, discendendo in Maria, fece incarnare il Verbo, e faccia in noi per grazia quel che fece in lei per grazia e per natura. De, vieni tu, refrigerio, gioia e nutrimento delle anime nostre. De, vieni e togli tutto quello che è in me di mio e infondi in me solo quello che è tuo. Non solo ti prego che venga in me, ma ancora in tutte quelle che hai scelto tu. De, vieni, tu che sei nutrimento d'ogni casto pensiero, circolo d'ogni clemenza e cumulo d'ogni purità. De, vieni e consuma in me tutto quello che è cagione, che io possa essere consumata da te. Pregare incessantemente, lodare il sangue di Gesù per la purificazione delle nostre anime. Questo è stato il modello di vita di Santa Maria Maddalena. Troverete la coroncina completa
cliccando sul link nella descrizione del video. Buona preghiera. Sia lodato e sempre benedetto il preziosissimo sangue di Gesù, ora e sempre.